Tra gli artefici dell'exploit della formazione professionale all'Istituto Carlo Emilio Gadda di Fornovo, una buona parte sicuramente è da assegnare agli enti di formazione come Forma Futuro. Nella giornata clou dello scorso 9 settembre, in occasione dell'inaugurazione del laboratorio AAS, Tech Technology Education Center, o anche laboratorio di formazione territoriale per l'occupabilità, alla presenza di tutti gli attori che hanno contribuito a questo innegabile primato di competenze con il presidente della Regione Emilia-Romagna, i vertici scolastici, GeneAS, l'ingegner Dallara, Andrea Pontremoli di Innovation Farm, amministratori e l'imprenditoria locale, abbiamo sentito il direttore Mirko Potami di Forma Futuro sul valore della rete per attirare investimenti come quello del partner AAS e dare la possibilità ai giovani del territorio di inserirsi con adeguate competenze professionali nelle numerose aziende produttive all'avanguardia presenti sul nostro territorio. Sì, è nata con il Polo della Meccanica 5 anni fa. Forma Futuro è un partner appunto di questa iniziativa proprio per dare una possibilità ai giovani e non giovani del territorio di potersi qualificare con competenze che, appunto, di cui le aziende hanno bisogno, soprattutto in questo territorio. Nasce così oggi anche un nuovo laboratorio con partner AAS che permetterà appunto di riqualificare maggiormente il personale per le aziende. Quindi una grande iniziativa di rete, di aziende di territorio, di scuole, di enti di formazione al servizio della comunità e delle persone che hanno voglia di mettersi in gioco nel mercato del lavoro. Il laboratorio di formazione professionale a Gadda di Fornovo, sicuramente un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'avanguardia tecnologica, è da considerarsi quanto di meglio possiamo avere nel nostro territorio. È diventato un punto di attrattività, direi quasi miracoloso, nel senso in un territorio dove appunto alcune multinazionali hanno deciso di investire, dove ritengono opportuno in quanto intravedono una possibilità per creare le condizioni per migliorare lo sviluppo delle aziende. Un Forma Futuro presente che opera da parecchi decenni nelle nostre vallate. Forma Futuro appunto opera ormai dagli anni 70 su questo territorio e su questa, in particolare a Valtaro, offriamo servizi dall'accompagnamento al lavoro alla formazione per oltre 500-600 persone, mediamente all'anno. E da persone disoccupate, da giovani in cerca di un'istruzione e formazione professionale, fino a chi ha perso il lavoro e che intende riqualificarsi per inserirsi. Con prospettive di un continuo miglioramento anche nell'immediato futuro con l'automazione industriale. Altri programmi abbiamo come sviluppo prossimamente alcuni percorsi molto interessanti in ambito CNC ovviamente e in ambito automazione industriale, dando la possibilità così a giovani diplomati o neodiplomati in cerca di riqualificazione di potersi avvicinare più velocemente al mondo delle aziende.